Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Ci troviamo alla casa del quartiere di San Salvario, che è un quartiere, diciamo, limitrofo al centro della città. Questa è la prima delle case del quartiere nate a Torino, che adesso sono 8 e sono collocati in diversi quartieri della città, anche periferici. La casa del quartiere San Salvario è nata all'interno di un percorso, diciamo, di rigenerazione urbana del quartiere, condotto dalla nostra associazione, che è l'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario. Quindi qui noi ospitiamo una settantina di soggetti che a rotazione, in maniera permanente, svolgono attività rivolte a categorie diverse di persone in ambiti, diciamo, sociali e culturali anche molto diversi tra loro. Ha questa caratteristica di ospitare attività molto diverse tra loro, attività di educative per bambini, per adulti, per anziani, coinvolge associazioni di immigrati, ospita e coopera con soggetti che fanno attività di pubblica utilità anche in ambito di welfare, e ha questa caratteristica fondamentale, quella per cui il soggetto che la gestisce non è il soggetto che realizza l'attività, ma è un soggetto che si mette a disposizione di altri enti, altre associazioni, cittadini attivi, gruppi informali, per permettere loro di realizzare le loro attività, le loro idee in un quadro complessivamente coerente. Le case del quartiere si rivolgono tendenzialmente, per definizione, a categorie diverse di persone, non sono spazi settoriali. Ovviamente ciascuna casa ha poi pubblici di riferimento differenti. La nostra programmazione si struttura su due livelli, una serie di attività che sono a carattere continuativo, normalmente dal lunedì al venerdì, e altre attività che invece sono più estemporanee, principalmente il venerdì, sabato e domenica, che possono essere proposte sia da altri enti ma anche da singoli cittadini. Quindi questo è un posto dove le persone possono venire sia come, diciamo, utenti o clienti di un certo servizio, di una certa attività, o come spettatori, ma anche come proponenti una qualche idea. Questo poi è un posto aperto, non c'è bisogno di tessera per entrarci, soprattutto nella bella stagione anche degli spazi all'aperto, un cortile molto ampio, una terrazza, e noi ci teniamo molto che sia vissuto come uno spazio pubblico dove la gente possa venire e venga anche al di là dell'attività a cui deve partecipare. La rete delle case del quartiere di Torino si compone appunto di 8 strutture, sono strutture autonome che sono nate ognuno per conto loro. Ad un certo punto noi nella nostra operatività quotidiana abbiamo proposto di incominciare a trovarci, a sederci attorno a un tavolo, a lavorare insieme. Abbiamo strutturato forme di cooperazione, di collaborazione tutti insieme tra le case, e adesso abbiamo anche fondato un'associazione di secondo livello che ci associa, che ha la funzione non di sovrapporsi alle singole strutture che rimangono totalmente autonome, ma di supportare, di strutturare forme di collaborazione, di sviluppo progettuale, di estensione del modello, di riflessione sulle cose che facciamo e anche di fundraising. Ci piacerebbe che il modello si espandesse. Si sta espandendo in altre città, da molti anni c'è una importante casa del quartiere ad Alessandria, si sta lavorando su questi temi a Milano, a Genova. A Torino l'idea è che si aumenti il numero di case del quartiere, soprattutto in particolare nei quartieri che al momento sono, diciamo, scoperti. Pensiamo che spazi di questo tipo, spazi sociali, dove le persone possono frequentarsi su un piano e con modalità differenti, sia uno dei bisogni di questa città, delle nostre città, delle città contemporanee. L'Italia che cambia intanto è un'affermazione astratta, perché si può cambiare in meglio o in peggio.
Mi piace pensare che ci sia anche un'Italia che sta provando a cambiare in meglio, e penso che quest'Italia sia presente un po' dappertutto, ma in forme molto frammentate, e credo che il lavoro di mettere, di creare relazioni e consapevolezza tra questi frammenti di innovazione che sono sparsi nelle nostre città, nelle nostre province, sia molto importante.